Ciao e benvenuto sul canale, io sono Marco. Mary. Dietro ci sono anche degli ospiti. Ci sono Yelle Mandic e Alice. Noi siamo in camper con musica in compagnia delle Mandic. Oggi ti portiamo a vedere il salone del camper e qualche novità. Quindi iscriviti e attiva la campanella. Ci vediamo dentro. E poi è forte perché a tu sei dopo non c'è. Is right, chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Ciao, siamo allo stand dell'Autostar con Cinzia di Evo Camper, tra l'altro dove noi abbiamo comprato il nostro Sunlight. Due domande al volo. Novità di quest'anno di Autostar? Allora, la grande novità è proprio il furgonato con il pop-up. Abbiamo sia il letto, quindi matrimoniale sopra, e lo sky view apribile, quindi il cupolino davanti apribile. Questa è novità 2024. Questa è novità 2024. Altra novità, abbiamo un mezzo su meccanica Ford. Ok. Che possiamo avere cambio automatico. Fantastico. Cioè, camper 5 stelle. Camper 5 stelle. Seconda domanda, questa è la più impegnativa. Quale sarà secondo te la meta del 2024, le vacanze 2024? Allora, le vacanze 2024 secondo me continueranno a essere la Bretagna. Bretagna, tu dici Bretagna. Io dico Bretagna perché comunque è un paese, un posto dove c'è la natura. E dove nascono. Esatto. Dove nascono gli Autostar. Gli Autostar, che sono brettoni, ricordiamolo, sono brettoni non... Doc. Perfetto. Doc. Ti ringraziamo per averci dedicato 5 minuti. Grazie a te. Andate sul sito e le pagine Facebook di Evo Camper. Di Evo Camper. Grazie. Continuiamo con le interviste, siamo in compagnia di due loschi figuri, Yelle Mandic, non li conosco, mai visti, siamo mai visti. Mai visti. Siamo mai visti. Siamo gente di famiglia, no? Non si dice. Vabbè, a parte questa disquisizione, domanda, facciamo, siete in due domande. Vai, intanto risponde sempre lei. Risponde. Vabbè, rispondete, sì. Allora, ciao, vattene. Dai. Allora, prima domanda, novità per il 2023/2024. Parliamo in termini di novità camper. Vostre. Novità nostre. Beh, frega di camper. I camper basta che vengono alla fiera e li vedono. Novità nostre. Ci lanciamo nel mondo dei viaggi organizzati, sia di camper che noi. Che non con un nostro tour operator. Grande novità. Quindi parliamo di viaggi. Parliamo di viaggi vuol dire che... Si gira tutta l'Europa e tutto il mondo. E non solo. Ma facciamo il sondaggio. Abbiamo fatto un'altra domanda. La meta, visto che quest'anno ci sono state delle mete molto gettonate, andavano tutti nello stesso posto. Qual è secondo voi la meta per l'estate 2024? Che dice? Secondo me il trend si riconferma. Sì, si riconferma. Quindi? Se vuoi di selvaggio, Danimarca, secondo me torneranno, sì. Islanda anche sicuramente. Andiamo ancora più su. Islanda. Beh, Capo Nord, sì. Capo Nord, sì, ma sì. Quella non è un trend. Evergreen. Ma abbiamo visto che c'è una voglia di vita wild, quindi paesaggi sconfinati, sì. Quindi Islanda, Danimarca. E poi non importa dove si, basta che vengano con noi. Queste minacce. Vabbè, questa... Oh, è così. È minacce. È una minaccia, non lo so. Comunque, allora, secondo voi Danimarca, quindi sì. Si torna sì. Su al nord, ma perché? Perché è bella, molto wild, come diceva Chiara, sì, adatta a tutti, sia alle persone, sia alle famiglie, perché c'è una... C'è veramente tanta anche... Oh, vabbè, aspetta. C'è un'attenzione maniacale. Attenzione maniacale per le famiglie, per i bambini. Perfetto, quindi... Per non perdervi i viaggi dovete iscrivervi al nostro canale YouTube che è In Camper con Musica, a quello degli Yelle Mandic, e seguire per scoprire il nuovo tour operator che uscirà prossimamente.
ciao, siamo allo stand di Camper Diem, sono con Sara, amici, ormai ci conosciamo da un po' di anni. Due domande veloci. Novità 2024 i Camper Diem, 23-24. Andiamo quest'estate in Danimarca? Andiamo in Danimarca come viaggi di gruppo per famiglie, ne abbiamo in programma un sacco e la novità può essere quella di quest'estate della Danimarca. Quindi, seconda domanda, secondo te, meta più gettonata 2024? A parte la Danimarca che l'abbiamo... Nord Europa. Dai, una nazione. Norvegia, lei dice Norvegia, quindi vi conviene iscrivervi a tutti i nostri canali per non perdervi i viaggi che si andranno a fare. Stand di Solo Stop, abbiamo letto novità del sole del camper. Novità perché? Beh, novità perché Solo Stove, che in realtà è un'azienda americana ormai sul mercato da decenni, si presenta in Europa solo quest'anno e in Italia sul mondo del camper, proponendo i suoi prodotti innovativi che consistono in bracieri di varie dimensioni, dal giardino fino al camper, al campeggio, con un'innovazione semplicissima ma efficace allo stesso momento. I fornelli, i bracieri che proponiamo, hanno infatti una doppia camera e una doppia combustione che permette di eliminare il fumo. Okay. Come portare il caminetto e il focolare dall'interno della casa all'esterno. Quindi diciamo che per i camperisti qual è il prodotto che ti senti di consigliare? Ma per i camperisti che ovviamente devono guardare le dimensioni ridotte, c'è un bellissimo prodotto che si chiama Mesa, che funziona sia con la legna e con i pellets l'uno o l'altro, e che consente di creare un'atmosfera, un bel fuoco vivido anche sotto la veranda del proprio campo. Ok, quindi questi diciamo riscaldano, creano l'atmosfera. Okay. È come avere una grande candela. Bello, diciamo così. Interessante. Invece oppure posso fare il marshmallow, no? All'americana. Invece a livello di barbecue? A livello di cottura c'è un prodotto molto simile, che ha un accessorio in più, e questo consente, funzionando sempre a legna, quindi quello che trovo diciamo nel bosco o ovviamente che posso comprare al supermercato, consente di poter cucinare con il classico pentolino. Quindi anche qui si tratta di un prodotto semplicissimo, di alta qualità, è tutto in acciaio inossidabile di prima qualità, con un altissimo livello di calorie dovuto alla doppia combustione. Chiaro. E senza creare il fumo, quindi senza disturbare i vicini, che è una cosa tipica purtroppo di alcuni barbecue, questi fumi che sono anche alcune volte fastidiosi come odore. Qui posso diciamo cucinarmi, bollire la mia acqua o farmi la mia piccola griglietta senza infastidire me e chi sta con me, oppure i vicini di campeggio. Ok, perfetto, ci hai spiegato tutto, invitiamo gli utenti ad andare a visitare Solo Stove, che potrebbe essere solostove.com, Fiera del Camper, ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie. Siamo allo stand in Nanguid Sheets, il disgregante che noi utilizziamo. Ah, tra l'altro sopra ti mettiamo il link dove ti spieghiamo perché noi usiamo questo disgregante. Ma visto che siamo in fiera a Parma, scambiamo quattro parole proprio con i creatori di questo prodotto miracoloso, perché effettivamente, dico, dal nostro punto di vista fa la differenza. Assolutamente. Quindi velocemente ti chiedo punto di forza di Nanguid Sheets, certo, per il bagno, quindi, e poi la novità che sappiamo che è uscita. Certo, allora diciamo che il punto di forza assolutamente nel prodotto, anzitutto è un prodotto ecologico, non utilizza sostanze chimiche aggressive all'interno, ma enzimi e batteri, quindi non è nocivo sulla natura,
e di conseguenza cioè, è un prodotto che è più ecologico, diciamo anche per il camperista che comunque è sempre alla ricerca di cose che sono nocive sulla natura, è sicuramente un prodotto completo per questo. Punto di forza appunto gli enzimi batteri che anche col caldo però rimangono, ma praticamente vanno a sciogliere i rifiuti solidi in maniera più efficace, perché più fa caldo i batteri vanno a moltiplicarsi e quindi più il prodotto disgrega, quindi ecologico ma anche efficace, quindi esatto. natura e profumo, la forza, esatto, profumo perché diciamo sì, profumazione e colorazione, tra l'altro anche biodegradabili. Perfetto. Quindi è veramente completo. Poi la cosa bella anche della solo la confezione, l'abbiamo aperto subito, è un packaging flessibile, sì, quindi non è un volume fisso come un barattolo, come un flacone di liquido, che anche se ti rimane solo un dosaggio all'interno ha lo stesso volume. Con questa qui usi il 70% meno di plastica, ti ingombra di meno, e questo packaging qua è riciclabile al 100%, quindi okay, con quindi la plastica lo vai a buttare in plastica, prende nuova vita. Tanto esatto, questo è il nuovo packaging. Sì, il nuovo packaging, perché magari sì, qualcuno sì, prima si confonde era e tutto dice nero, tutto nero, ha cambiato solo l'estetica, le colorazioni, cioè il colore, ma il prodotto è assolutamente perfetto, invariato. Novità 2023-24. Allora, e questo prodotto qua per le acque grigie, avevamo iniziato, non so se magari vi ricordate, l'anno scorso con la pastiglia. Sì, me la ricordo. L'idea c'è ancora, il problema è che cioè, con la nostra formula è un prodotto che assorbe umidità abbastanza in fretta, e quando assorbe umidità perde l'effervescenza, quindi c'era capitato con il lotto che avevamo, cioè la campionatura dell'anno scorso, che non si scioglievano bene, quindi abbiamo risolto il problema tenendo lo stesso, cioè gli stessi principi ma nel formato polvere. Okay. Quindi rimane più facile anche il dosaggio, strappi la bustina, lo versi all'interno del lavandino. È molto soggettiva la cosa, cioè su certi camper può usare il lavandino del bagno, la cucina, addirittura alcuni non hanno il problema della salita dei cattivi odori in base a come è fatto l'impianto. Sì. Quindi in base alle necessità si utilizza. Sì. E praticamente va anche a pulire tutti i biofilm che si trovano all'interno delle tubazioni. Fa anche la pulizia dei assolutamente tubi, sì, che un prodotto completo. Perfetto. E lascia un residuo all'interno delle tubazioni batteriostatico proprio, in modo che non va a ricrearsi il problema. Quindi in base alle necessità si usa, si può anche dosare, quindi anche se c'è una monozegua con 30 grammi di polvere si può anche mettere 15-15 in base, al in base esatto, alle necessità, così uno si può regolare. Quindi però diciamo che la dosatura giusta sì, sarebbe la bustina. Esatto, una di queste. Allora io mamma sul o mio fare 50 in un lavandino e 50 sì, allora, nell'altro. Esatto, se magari il lavandino non sta drenando bene, allora si mette tutto il prodotto. Invece se solo per sanificare un po' l'impianto di scarico e sifone, si può anche dosare. Quindi perfetto, in base alle necessità. Ha una profumazione molto piacevole al mojito. No, allora, quindi lei piace sì, il mojito, a me un po' meno. Magari facciamola a Long sì, Island sì, alla prossima. E poi ha una colorazione leggera, non blu scura come quella delle nere, però comunque allo scarico l'acqua risulta un celestino chiaro, che ah, è anche piacevole okay, visivamente. Okay, esatto. Non rimane sì, un grigio un po' brutto, come spesso che uno pensa capita, chissà cosa ha scaricato, sì, 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 in realtà esatto, è solo sì, acqua. Sì, sì, esatto, quindi, esatto. Perfetto, quindi questi sono i prodotti. Tra l'altro voi li vendete online, sono i rivenditori, sì, quindi consigliamo a tutti di visitare il sito, cercare il rivenditore oppure acquistare direttamente certo, da loro. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Stand, siamo allo stand della Perfectium, batterie al litio, compagnia di Roberto, rivenditore. Rivenditore non solo di batteria, di altre cose, ma parliamo di batterie al litio. Perché scegliere la batteria al litio rispetto a una batteria tradizionale? Beh, la batteria al litio ha tanti vantaggi in più rispetto alla batteria tradizionale. I più comuni in realtà sono tre. Innanzitutto il peso, cioè una batteria al litio, sicuramente io non sono una persona molto forzuta, una batteria da 100 ampere è una batteria da circa 10 kg, pesa quindi più o meno un terzo rispetto ad una batteria AGM. Il secondo vantaggio è che una batteria da 100 ampere
ha realmente 100 ampere disponibili, mentre una batteria AGM ne ha circa 70, quindi abbiamo un 30% in più di corrente disponibile a parità di taglia. E l'ultima caratteristica, l'ultima magari ma no, meno, però, non meno, non importante. Meno importante, è la possibilità di caricarla e scaricarla molto velocemente. Caricarla significa ovviamente avere un qualcosa, un apparecchio esterno che si chiama DCDC, che mi consente in un brevissimo viaggio di ricaricare molto la batteria. Scaricarla invece è la gestione della batteria, delle correnti in uscita, come ad esempio l'inverter. Quindi noi possiamo partire, attaccare un'aria condizionata con un inverter e farla lavorare anche in sosta libera per qualche ora, qualche sì, non come, non sempre, come la corrente normale. Certamente non è infinita, pur sempre una batteria, però abbiamo sicuramente questi vantaggi. Quindi meno peso, più veloce la ricarica e più performante. Quindi quello. Quindi sostanzialmente il futuro sarà batteria al litio. Certamente, batteria quello litio. Lì è sicuramente dimostrato dai telefoni, dalle automobili, da tutto. Ok. E la domanda che fanno alcuni, perché ogni tanto, a livello di sicurezza non tutte le batterie sono uguali, ovviamente, come tutti i prodotti, la batteria deve per forza essere certificata. Meglio se, come le nostre, è una batteria specifica per il mondo del plein air, quindi si occupa di camper, piccola nautica o campeggio con le quindi tele. Assicuriamo quando bisogna comprare una batteria al litio comunque che siano certificate, sì, perché sì, se no poi sentiamo quelle cose scoppiate le batterie al litio non sono sicure. Quindi lanciamo questo messaggio di acquistare batterie certificate, possibilmente Perfectium. Tutti i grandi marchi, comunque i prodotti più conosciuti, hanno svolto negli anni queste certificazioni, che sono nel costo che noi andiamo a pagare il nostro prodotto, sono una buona incidenza, quindi è molto importante la certificazione ed è quello che magari talvolta anche mi dimostra la differenza di prezzo con prodotti più semplici. Perfetto, ringraziamo Roberto per la spiegazione, perché bisognava giustamente spiegare le cose come ben fatte. Seguite Perfectium, seguite anche il nostro canale che male non fa. Ci vediamo alla prossima intervista. Ciao. Siamo allo stand di Attiva, distributore, sono con Enrico. Ciao. E girovagando sempre per gli stand, noi sapete che siamo amanti di barbecue e quant'altro, abbiamo trovato questo prodotto della Ninja. Ninja Woodfire. Enrico, adesso ci spieghi perché secondo te questo è un prodotto, a parte che è una novità, penso. È una novità, confermo. E Ninja Woodfire è una novità perché attualmente nel mercato non c'è qualcosa di simile, perché parliamo di un barbecue elettrico, okay, pensato per l'outdoor, quindi fino al cavo, fino alla presa, che è pensata per IP74, se non sbaglio, quindi è pensata proprio per i cavi di alimentazione, le colonnine, pioggia, anche tutto. E anche per prendere la pioggia, per cui nel senso, basta stare chiuso, posso cucinare anche se ok. Punti di forza? Punti di forza che il barbecue Ninja elettrico non fa solo da barbecue, è un prodotto multifunzione, ha 7 funzioni in una, perché come vediamo da qua, io posso ovviamente, mostriamo sulla griglia, essendo un barbecue posso grigliare e quindi ho le varie funzioni che vediamo qua ruotando la ghiera, posso scegliere il livello di cottura, quindi con una temperatura alta, media o bassa, poi all'interno c'è un ricettario con tutti ovviamente i suggerimenti, chiaro, di cottura. La cosa bella poi del prodotto è che oltre a grigliare con ovviamente la ventilazione, quindi posso fare la cottura diretta, cottura indiretta, grazie alla ventilazione la cottura è molto più rapida rispetto ai classici barbecue, perché comunque mantiene ovviamente il calore, mi crea comunque una cottura perfetta anche con la crosticina,
E la cosa bella è che grazie al cestello che si trova già in incluso, dotazione, lo appoggio sopra e posso andare a fare la frittura ad aria a una temperatura fino a 240 gradi. Ok, quindi sulla frittura hai proprio il termostato di temperatura. Sì. Poi ho visto che hai anche lo smoker. Infatti, è un'altra cosa, ovviamente, è, diciamo, la chicca di questo prodotto è proprio che a lato troviamo... Posso chiuderlo intanto? Sì, sì, così. A lato troviamo un affumicatore, quindi dove posso andare a inserire i pellet. Ok, pellet alimentare. Specifichiamo, perché è tutto naturale, infatti dietro ci sono le... Anche perché i pellet alimentari hanno dei gusti, infatti, rispetto al pellet di riscaldamento. Troviamo queste due confezioni già incluse, dopo si possono ovviamente acquistare. Ok, i pellet ci sono, quindi l'all purpose blend pensata per tutti i tipi di cotture, e poi c'è un aroma un po' più robusto, quindi un po' più forte. Vuoi fare una affumicatura un po' più decisa, infatti. Quindi c'è anche chi piace, oltre alla carne e al pesce, affumicare anche le patate, ad esempio. Sì, si fa effettivamente, sì. Beh, affumicare si può affumicare tutto. Infatti. Si fanno anche la birra, anche la birra affumicata esiste. Giusto. La Rauch Beer famosa di Bamberg. Infatti, ma l'affumicatura si può fare. Sì, chiaramente. Ho sentito anche la pizza, perché poi nella linea... Perché fa da forno, fondamentalmente. Infatti, hai la possibilità di fare da forno. E come tutto. Vediamo, poi le altre funzioni sono la possibilità di... la funzione arrosto. Sì. Quindi appunto qui posso cucinare le carni con funzione arrosto. Bake. Andando a variare la temperatura. Pane. Bake, quindi per fare le cotture dei panificati. Pane o torte anche. L'essiccatore. Ah, ok. Ovviamente, quindi non so, la quanto dei funghi li posso già essiccare, oppure la frutta. Ah, ok. E poi l'ultimo. E poi heat per riscaldare semplicemente. Ah, quindi ho del cibo. Hai un forno prima. Un po' più leggero, sì, diciamo, una cottura. Un po' leggero per riscaldare. Ok. Quindi intanto ti ringrazio, perché a noi interessa molto questa cosa qua. E soprattutto è interessante che abbia tutte queste funzioni qua, completamente elettrico, quindi non hai problemi nei campeggi che non ti fanno fare il barbecue a carbone, perché ci sono alcuni campeggi che non fanno quello. E niente, speriamo poi di poterlo provare una volta con calma, perché secondo me è un prodottino molto interessante. Intanto ti ringraziamo, vi invitiamo a seguire Attiva Distribuzione per vedere, certo, i prodotti, e andare anche sulla pagina Facebook o sito della Ninja Woodfire. Molti altri prodotti, tra l'altro hanno appena lanciato anche nella linea Woodfire un forno da esterno per la pizza, che fa proprio molto da... di più. Vabbè. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. Siamo alla Jazz International, giusto? Esatto. Siete distributori di questo prodotto? Sì, siamo i distributori per l'Italia di Cinderella. Ok. Cinderella, che cos'è Cinderella? Cinderella è una toilette a incenerimento. Significa quindi che funziona senza l'utilizzo dell'acqua e senza l'utilizzo del chimico. Quindi funziona essenzialmente solo con il gas. L'utilizzo è molto semplice. Quando devo servirmi nella toilette vado ad applicare uno di questi foglietti igienici all'interno della tazza. Mi servo della toilette normalmente e quando ho terminato chiudo l'asse e scarico. Ok. A questo punto una ghigliottina all'interno della tazza si è aperta e ha fatto passare il contenuto della tazza, liquido e solido, nel sacchetto, all'interno della camera di combustione, dove grazie all'utilizzo di un inceneritore è iniziata la combustione. Ok. Insomma, il risultato finale di questa combustione è solo un po' di cenere stabile. Perfetto. E funziona ovviamente a gas? Funziona a gas, vuole anche l'alimentazione 12 volt. Ok, perché per farlo partire il motorino e tutto, quindi... Sì, solo e esclusivamente per l'unità. Per la centralina. Esatto. Ok, quindi assolutamente ecologico. È assolutamente ecologico, perché il risultato di questa toilette non è un prodotto inquinante, ma un po' di cenere, che a questo punto o lo smaltisco assieme all'organico, oppure lo posso dare anche le piante.
Ok. Per l'installazione sentivo che dicevi bisogna fare lo sfiato. Allora, per l'installazione è previsto lo scarico a tetto e la presa d'aria per la camera di combustione a pavimento. Ok. Si può installare al posto delle toilette chimiche presenti sul mercato. Poi logicamente ogni camper è diverso dall'altro, quindi assieme all'installatore bisogna valutare la fattibilità e come effettuare l'installazione. In alcuni casi è possibile un'installazione con tutte le tubature nascoste, in altri casi è opportuno creare delle coperture dedicate per occultare la parte posteriore delle tubature. L'apertura per accedere al contenitore della cena, questa qua, ok, e va svuotata, si consiglia di svuotare una volta alla settimana. Ok. Ha una capacità per fino a 6 persone, mm-hmm. Ideale per una famiglia in campo. Beh, giustamente, che ne lo usano bene, lo usano tanto. Ok, beh, direi... Aggiungerei una domanda che... Non si richiude? Domanda che spesso ci fanno, ma quindi una volta che è partita una combustione devo aspettare che finisca l'incenerimento? Assolutamente no, perché se è in corso un ciclo di incenerimento, sollevando l'asse interrompe il ciclo di incenerimento. Ah, ok, quindi metto va in protezione praticamente. Esatto. Metto un altro foglietto, faccio quello che devo fare, chiudo. Quanto dura più o meno il ciclo di... Siamo sui 70 minuti. Ciclo di incenerimento 70 minuti. Esatto. Consumo per ogni ciclo di incenerimento indicativamente 140-180 grammi di gas. Accettabile. Accettabile. Perfetto. Oh, abbiamo anche la novità, abbiamo trovato la novità per i bagni, che non è mai male trovare qualcosa di diverso per quello che riguarda i bagni. Allora, concludiamo il video del salone del camper. Siamo dentro una roulotte. Noi siamo camperisti, ma apprezziamo molto le roulotte. Siamo dentro una bellissima Fender. Le Fender sono un ricordo della mia giovinezza e un po' meno quello di Mary, perché non ha mai provato. Come avevi notato, abbiamo cercato delle chicche, cose un po' particolari, abbiamo intervistato un sacco di gente. Quest'anno ci siamo concentrati su parlare con le persone e con delle cose diverse. Quindi, spero ti sia piaciuto questo video. Ti chiediamo di iscriverti, attivare la campanella e seguirci sui canali social, perché secondo me nel 2024 ci saranno un sacco di novità, porteremo un sacco di nuovi contenuti sul canale, quindi iscriviti.